Ed eccomi qua! Buongiorno, miei piccoli orsetti gommosi, e benvenuti finalmente di nuovo sul mio canale YouTube. Quanto vi sono mancata da 1 a 10? Ora tipo neanche vi siete accorti che ero sparita. E vi prego, non scrivete un numero basso, sennò ci rimango malissimo. Faccio le valigie e me ne vado a Honolulu. Ciao! Vi spiego che cosa è successo. In questi giorni non sono usciti video perché mi si è rotta la videocamera e quindi ero super nei guai. Ho provato a girare dei video col cellulare, però ho poca memoria e poi veniva difficilissimo e quindi ho lasciato perdere. Questa videocamera con la quale sto girando è quella nuova, che in teoria doveva arrivare giorno 24, però con grande sorpresa è arrivata oggi. Anzi, anche ci siete, ditemi come vi sembra questa nuova videocamera. Mi vedete meglio? Mi vedete peggio? Spero proprio che sia migliore di quella di prima, perché mi è costato un occhio della testa, quindi se non lo è la prendo e la lancio alla finestra. No, non è vero, sto scherzando, non ti offendere, videocamerina. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, questo megalomane qui è Sonia e noi oggi faremo un esperimento mega galattico, perché andrò a fare dei lecca lecca a forma di universo, di pianeti, di costellazioni, insomma, quello che viene, viene. Prima di iniziare, se non l'avete fatto, iscrivetevi a questo canale, non dimenticate anche di attivare la campanella. E se volete, dico solo se vi va, lasciatemi anche un pollicino in alto. E noi per l'appunto ce ne andiamo di là. Vi diamo il benvenuto nella cucina di Sony-chan. E per l'appunto, per fare questi lecca lecca, oggi non ci serviranno altro che delle caramelle. Sì, facciamo delle caramelle con le caramelle, che fantasia. Devono essere... Niente, si è suicidata. Devono essere queste caramelle dure, sapete, di quelle che date un morso e ci perdete un dente, e soprattutto devono essere colorate di tanti colori diversi. Sì, perché saranno proprio loro a dare tutte le tonalità di Mercurio, Plutone, Venere, galassie, stelle, asteroidi. Ok, Sonia, basta, hanno capito. Un bel martello per andare a schiacciare tutte le nostre caramelle. Ovviamente potete utilizzare qualcosa di meno aggressivo di questo. Un altro elemento super essenziale per fare dei lecca lecca sono appunto degli stampini per lecca lecca. E voi direte: sì, Sonia, ci hai appena promesso che sarà una ricetta semplice e poi ci vogliono le lacrime di unicorno. No, tranquilli, ho già trovato un rimedio se non avete questi stampini, che adesso vi faccio vedere subito. Prendete una candelina, sapete, di queste qui che hanno questo contenitorino, beh, estrapolate la candela, dai, esci. Prendete la base, ovvero questa qui, rimuovete l'eventuale traccia di candela come questa che c'è qui dentro, che schifo. E dopodiché munitevi di bastoncini di lecca lecca, ma se non ce li avete non vi preoccupate, ci penso sempre io. Potete utilizzare bastoncini per spiedini, non quelli Findus, mi raccomando. Per prima cosa selezioniamo tutte le caramelle uguali e le mettiamo su un tagliere e le andiamo a distruggere. Sì, brutte caramelline al limone, non mi piacete per niente. Ok, in poche parole dovete ucciderle tutte. Da notare che le ho appianellate con tutta la carta, perché così non schizzano ovunque. Questo è un trucchetto per evitare appunto disastri. E qui andiamo ad aprire tutte le caramelline sbriciolate. Voilà! Purée di caramelle! E voilà! Abbiamo delle piccole rocce minerarie dei nostri pianeti. Facciamo questa operazione per tutte le altre caramelle. Ecco qui il nostro progetto di creazione divino. Dopo aver creato la Via Lattea, le costellazioni, i minerali, un'alba solare e... E tu che sei? Cacca di alieno? Diamo inizio al Big Bang! Ok, guardo troppi film, eh? E dunque, eccoci qui col nostro stampino. Voi, mi raccomando, se non ce l'avete, fate come vi ho detto, utilizzate questo qui. Ma sì, mettiamo un po' di rocce minerarie, creiamo così Marte, per esempio. Frammenti di stelle! Ah, ma che? Qui si è appiccicato tutto! Che schifezza! Orsetti, dovete sapere che io ho imparato i nomi dei pianeti grazie alle principali Sailor, sì, Sailor Moon, Sailor Mars, che avevano i nomi appunto dei pianeti. Ma un altro metodo semplicissimo per impararli è quello di ricordarsi i giorni della settimana. Ed infatti lunedì, luna, anche se non è un pianeta.
Martedì, Marte. Mercoledì, Mercurio. Giovedì, Giove. Venerdì, Venere. Sabato, Saturno. E domenica, boh, non saprei. A scelta. Via con la creazione. Li lasceremo in forno sino a quando non si scioglieranno del tutto. Anche se temo che lo stampino si possa sciogliere pure. Che ne dite? Ah no, dai, è fatto appositamente per questo. Non si può sciogliere, giusto? Ma mentre si forma il mare, il magma, l'orogenesi dei nostri pianeti, noi non ce ne stiamo con le mani in mano. E no, pigroni, no, no. Perché dobbiamo andare a fare un'altra cosetta, ovvero andare a spiaccicare altre caramelle. Io per l'appunto l'ho già fatto e guardate i cristalli di caramella di menta. Sì ragazzi, di queste qui ne dovrete fare un bel po' perché serviranno a ricoprire tutti i lecca lecca. Sarà infatti questa bombatura che darà un effetto 3D e quindi super realistico ai nostri pianeti. Emergenza, Medei, sta per esplodere la cucina! Oh mio Dio! Ragazzi, guardate quanto fumo! Non so neanche sciogliere delle caramelle, sono proprio una pessima cuoca. Per prendere le formine, beh, ho sporcato tutta la presina e peggio ancora, si è rovesciato tutto, quindi adesso è tutta una poltiglia. Guardate che disastro. Ho cercato di ripulire un po' intorno e non toccate mai il caramello fuso, è dannatamente caldo, mi sono ustionata tutta. Comunque, guardate questo qui è venuto davvero bello. Anche quest'altro, secondo me, cioè ci vedo l'intera galassia. Bene, adesso dobbiamo andare a disporre invece la nostra polvere di stelle, ovvero le caramelle trasparenti. Andiamole a mettere qui dentro in modo tale che possiamo fare l'atmosfera intorno al pianeta. Ora è tempo di scoprire cosa ne è venuto fuori. Quindi forza, apriamo e voilà! Qui è un po' bruttino, ma non vi preoccupate perché poi diventerà luce. Lucido, quindi non lo guardiamo, mettiamolo di lato e andiamo a togliere dalle formine anche gli altri e mettiamoli qui giusto per posarli. Adesso andiamo a fare sciogliere questa parte trasparente invece. Adesso andiamo a mettere i bastoncini, quindi quando sono ancora caldi mi raccomando affondate il bastoncino e mettiamo i bastoni fra le ruote. Ora prendiamo invece i pianeti e li andiamo a spiaccicare in questo modo, quindi premiamo per farli aderire per bene. Ok, metto pure questo qua. Olè! E adesso lasciamo raffreddare in questa posizione. È giunto il momento di dare una scossa ai nostri pianeti con un po' di vento afoso. Con il calore del fono sostanzialmente diamo una bella lucidatina ai nostri pianetini in modo tale che appariranno più trasparenti. Andiamo! Ah, non ho messo la spina. Sono proprio una scienziata, eh? Finalmente ci siamo! Siete pronti per esplorare un nuovo sistema solare? Guardate un po', ragazzi, che meraviglia! Li ho disposti proprio a forma di sistema solare e non è stupendo? Cioè, il mio preferito è questo qui. Guardate che particolari, è davvero bellissimo! Questo qui ha una forma un po' strana, è un pianeta alieno. Guardate, ha proprio la forma di testa d'alieno. Questo qua è alquanto bruttino, ma anche questo è bellissimo, ragazzi, cioè sembra tipo Marte, questo qui Venere. Non lo so, diamo dei nuovi nomi a questi pianeti. Forza, divertitevi, sono 5. Ma visto che ho creato io questa galassia, non dimenticate di dedicarmi un pianeta. Tengo dei mondi nelle mie mani. Adesso è giunto il tanto atteso momento dell'assaggio, quindi proviamo con questo qui che è il mio preferito. Guardate che bellino. Non è davvero grazioso? Volete sapere che gusto ha un pianeta? Beh, ve lo dico io. 3, 2, 1, Ragazzi, sa di tutto! Beh, effettivamente gli ho messo un universo di caramelle, quindi è logico che sappia di tutto. Anche perché contiene tutti gli elementi del mondo. Un altro che mi piace tanto è questo qui. Guardate che bello! Cioè, sembra, non lo so, tipo Marte? Comunque, per oggi mi sono davvero divertita a plasmare nuovi mondi e spero di aver strappato un sorriso anche a voi. E così è, sapete quello che dovete fare, eh? Per oggi saluto Carlotta, Raffaele, Valentino e Maddalena! Valentino non l'ho detto male, era proprio scritto così. Per questo video stratosferico di oggi è tutto, io vi saluto e vado a degustare il mio pianeta. Ciao!